piccola imperfezione nell'atterraggio del twist. Triplo Tolup. Axel Semplice. Axel Semplice in combinazione. In sequenza. Triplo Salkov. Lanciato. Lanciato, vai ragazzi! Che immagini, che immagini che ci portiamo nel cuore. Che coppia fantastica, che magia. Loro sono Sara Conti, Nicolò Macii. È bellissimo vedere in questo palazzetto anche quante bandiere italiane, quanti tricolori stanno, ci sono sugli spalti della Metro Arena. Siamo veramente felici per loro, guarda, veramente guarda felici. Che corre da Barbara. Mamma mia, che questo abbraccio. Programma, questo programma. Che abbraccio. Anche Nicola dice mamma mia. Ragazzi, la tensione, la sapere di andarsi a giocare una medaglia con questo programma che è bellissimo.
dall'inizio della stagione che lo diciamo. Triplo Tolupa, Axel in sequenza. Abbiamo invece visto qualche difficoltà nel twist, che è stato l'elemento con cui hanno aperto il programma. Poi forse qualche difficoltà nei sollevamenti. Poi guardiamo, su 11 elementi sono solamente 3 gli elementi. Questo invece è il triplo Salkov, che hanno portato a casa tranquillamente. E stavo dicendo, 3 gli elementi che su review era stato chiamato triplo twist a livello 1, invece è stato aumentato a livello 2. Stanno ricontrollando l'ultimo sollevamento a cui hanno dato livello 3, però sembra che sia confermato, e stanno riguardando invece la spirale. Invece confermata la trottola a livello 4, i sollevamenti, il primo di livello 4 e il secondo di livello 3. Tutti gli elementi, tranne proprio il twist, hanno avuto il GOI positivo. Intanto veramente stiamo assistendo a un momento storico per il pattinaggio azzurro. Perché nelle coppie d'artistico, in un campionato europeo, avevamo vinto solamente una medaglia di bronzo, e che medaglia di bronzo, con Ondra Otalek e Stefania Berton, ricordi meravigliosi, emozioni meravigliose, ma qui stiamo per raccontare un podio fantastico, perché ci sono due coppie, prima e seconda. Aspettiamo ovviamente solo l'ufficialità per dirvi esattamente. Guarda, qua veniamo Nicole Della Monica e il dottor Davide Zaitornese. Penso che sia un'emozione infinita. La curva tutti giù, Enrico, vicino a Lampani, Tyson. E intanto vi abbiamo giustamente lasciato sentire mamma, tutti i loro saluti, tutte le loro dediche, e noi come loro, mano nella mano, siete pronti anche a casa. Pronti per il punteggio? Che punteggio? 124-68, davvero incredibile, perché rimane stupenda questa gara. Guardate anche loro che sono in attesa, ma io vi dico che questo punteggio, ovviamente, guarda come si fa attendere, loro sono in attesa, ma sì, hanno vinto, però veramente, ragazzi, che soddisfazione. Il libero migliore è quello di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ma Sara Conti e Nicolò Macini sono rimasti in sospeso ad aspettare il risultato. 195-13, il capolavoro lo hanno creato, pensa, nel corto che loro dicono che gli dà sempre un po' fastidio, e invece che soddisfazione. Abbiamo Sara Conti e Nicolò Macini, che sono i nuovi campioni europei, Rebecca Ghilardi, Filippo Ambrosini, medaglia d'argento, terzo posto per Annika Hotzke, Robert Kunkel, e poi bellissimi anche settimi Lucrezia Beccari, Matteo Guarise. Ragazzi, mamma mia, possiamo dirlo? Ma questo è il risultato. Noi ci fermiamo immediatamente per la pubblicità, ma non andate via, perché noi seguiremo tutto il podio grazie al coordinamento giornalistico di Alessandro Gargiulo. Pubblicità immediatamente.